Israele e gli Stati Uniti stanno progettando da decenni la costruzione del cosiddetto canale di Ben Gurion. Si tratta di un rivale del famigerato canale di Suez in Egitto. Il canale Ben Gurion inizierà nella città portuale di Elliot e finirà proprio accanto, se non direttamente attraverso, Gaza. Nel 1963 gli americani hanno elaborato un piano segreto con gli israeliani per far esplodere oltre 500 bombe nucleari nel deserto del Negev, con l'obiettivo di costruire il canale di Ben Gurion. Non c'è bisogno di dirlo. Il canale di Suez è una delle risorse geostrategiche più importanti del pianeta. Collega il Mar Mediterraneo al Mar Rosso. È così importante che nel 1956 Israele, Gran Bretagna e Francia attaccarono l'Egitto perché aveva osato nazionalizzare il canale di Suez, anche se si trattava del suo territorio. Questo vi dà un'idea di quanto sia importante dal punto di vista strategico ed economico. Si trova all'intersezione di tre continenti e di due specchi d'acqua. Riduce i tempi e i costi di spedizione, tanto che oggi il 12% del commercio mondiale e il 30% del traffico globale di container passa attraverso il canale di Suez. Ecco perché Israele sta assolutamente cancellando Gaza. Uno scopo: distruggere Gaza. Distruggere Gaza. Questo male assoluto. Non vogliono più palestinesi nella resistenza. Al presidente egiziano Sisi è stato detto nelle ultime settimane che, se accetterà il piano di Israele di prelevare i palestinesi da Gaza e spostarli nel deserto del Sinai, Israele pagherà per questo, mentre gli Stati Uniti cancelleranno il debito nazionale dell'Egitto. Considerate questo, che è un terzo aspetto e che riguarda il fiume Nilo. Nel 2011 l'Etiopia, paese confinante con l'Egitto, ha costruito una diga chiamata Renaissance Dam, che ha tagliato l'acqua sia al Sudan che all'Egitto. E questo, come sapete, ha causato un'enorme tensione da allora. L'Etiopia ha una significativa popolazione ebraica. Gli Stati Uniti, e in particolare Israele, potrebbero teoricamente appoggiarsi all'Etiopia, come hanno già fatto in passato, e fare pressione affinché non riempia i suoi bacini idrici, il che è molto positivo per l'Egitto e, per così dire, incentiverebbe l'Egitto ad accogliere persone da Gaza. Vedete, dovete capire questo. Il canale di Ben Gurion è solo l'ultimo pezzo di un puzzle. Rafforzerà il controllo degli americani e degli israeliani sulla più importante via di navigazione del mondo, dando loro il controllo totale del commercio marittimo. Seguitemi sulla mappa. Il Mar Rosso, che confluirebbe nel canale del Bengala, è già caratterizzato da un'enorme presenza di truppe americane e israeliane. Sapevate, ad esempio, che la più grande base militare israeliana si trova nel Mar Rosso, sull'isola di Dalak, in Eritrea? Questa base è stata colpita dallo Yemen negli ultimi giorni a sostegno di Gaza, perché lo Yemen è parte integrante dell'asse della resistenza. Lo Yemen si trova proprio accanto all'Eritrea in un'area cruciale. Stiamo parlando del Golfo di Aden. Stiamo parlando dello stretto di Bab el-Mandeb. Migliaia, decine di migliaia di navi passano in quest'area ogni anno, tra cui una grande percentuale delle navi petrolifere del mondo. Gli Stati Uniti hanno cercato per decenni di controllare questa importante rotta di navigazione mettendo le truppe proprio di fronte allo Yemen, a Gibuti e in Somalia e in quello che viene chiamato Corno d'Africa. Gli americani hanno cercato di controllare quest'area attaccando lo Yemen dalle retrovie, utilizzando l'Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo, effettuando i loro attacchi con i droni. Questa guerra è durata oltre 6 anni. Ha devastato lo Yemen e i media ne hanno parlato a malapena. Un'altra importante risorsa geostrategica dello Yemen è la bellissima isola di Socotra. Sto parlando di geostrategia. Si trova tra il Corno d'Africa, il Golfo di Aden, il Mar Arabico e l'Oceano Indiano. Vedi ad esempio gli Emirati Arabi Uniti che, dopo aver normalizzato i legami con Israele, hanno aiutato quest'ultimo a installare basi di spionaggio e a stabilire una presenza militare sull'isola di Socotra. L'importanza dello stretto di Bab el-Mandeb è che sia l'Iran che la Cina hanno bisogno di utilizzare questa via di navigazione per esportare carburante, e per la Cina, che è la più grande economia e il più grande partner commerciale del mondo. La maggior parte dei paesi è già di fatto entrata in una guerra fredda proprio lungo la costa del Golfo, nello stretto di Hormuz. La guerra delle petroliere, come sapete, ha visto gli Stati Uniti e Israele tentare di affondare le navi di carburante iraniane e l'Iran rispondere a sua volta. Anche la Gran Bretagna ha provato a giocare a questo stupido gioco. Nello stretto di Gibilterra hanno dirottato una nave iraniana e, solo quando l'Iran ha fatto lo stesso con una nave britannica, hanno finalmente capito il messaggio e lasciato passare la nave iraniana.
gli Stati Uniti sono arrivati persino a sequestrare le petroliere iraniane e a vendere il loro carico, una pratica che viene comunemente definita pirateria. Naturalmente sostituendo il canale di Suez con il canale di Ben Gurion, questo ultimo pezzo del puzzle, permetterà agli Stati Uniti e a Israele di dominare il commercio marittimo mondiale e di utilizzarlo, non solo a vantaggio delle proprie economie, ma anche per danneggiare e attaccare altri paesi. Economie come la Cina, l'Iran, l'Egitto, la Siria, il Libano. Si tratta di una vera e propria rapina in alto mare, e il canale Ben Gurion è la chiave di tutto. Infatti l'Egitto potrebbe fermare questa guerra a Gaza in questo momento chiudendo il canale di Suez. È sconcertante che non lo facciano, se non per Gaza, per il vostro bene. L'economia egiziana sarà livellata se il canale di Ben Gurion verrà costruito. Comprometterà completamente il canale di Suez. E cosa fa l'Arabia Saudita? Perché non minaccia di tagliare la produzione di petrolio per una settimana, o per un solo maledetto giorno, solo per fermare questa guerra? O c'è qualcosa in ballo anche per loro? Dove sono gli arabi? Dove sono i musulmani? Guardate l'Unione Europea, non hanno nulla in comune tra loro se non la geografia. Hanno più di 24 lingue, mentre il mondo arabo, dal Marocco all'Arman, ha una lingua comune, una geografia comune, una storia e una cultura comune. Questo li rende automaticamente una superpotenza globale, per non parlare delle risorse naturali, della massa geografica e della popolazione, che sono fattori e criteri essenziali di hard power. Ma non è solo la dimensione del mondo arabo, guardate gli stretti. Tutti gli stretti vitali si trovano nei paesi arabi. Lo stretto di Gibilterra, che poi sarebbe Jebel Tariq, il canale di Suez, lo stretto di Bab el-Mandeb, lo stretto di Hormuz tra Iran e Oman. Le potenze coloniali europee hanno capito molto tempo fa quanto potenti potessero essere i paesi arabi e hanno piazzato Israele proprio nel mezzo, per seminare il caos. Hanno cercato di conquistare questi regni arabi, portarli dalla loro parte e poi normalizzare i legami con Israele. Tutti gli attuali confini in Medio Oriente non esistevano fino al 1916, quando le stesse potenze europee, che oggi appoggiano Israele, li tracciarono. Questo è il Medio Oriente prima e il Medio Oriente dopo Sykes, dopo la rovina francese e britannica. Questa strategia delle divide et impera e mira a spartire il mondo arabo creando instabilità e controllando le risorse, gli stretti. Queste potenze giocano sempre questa carta settaria. Adorano contrapporre i sunniti agli sciiti. L'hanno fatto in Iraq, lo hanno fatto in Libano e ora cercano di farlo tra gli arabi per metterli contro l'Iran. In Palestina vi dicono che si tratta di ebrei contro musulmani. No, non è assolutamente così. L'Occidente ha paura dell'unità tra gli stessi arabi e gli altri paesi musulmani. La guerra non ha nulla a che fare con Hamas. Non si tratta di questo. Sapete perché la gente si chiede come sia possibile che avvenga una strage di civili o perché l'Occidente sostenga ardentemente Israele? Perché permettono che questo accada alla luce del sole? Non vogliono nemmeno chiedere un cessate il fuoco. Ma cosa c'è di controverso in questo? La risposta è che questo è anche il loro progetto. È un progetto imperialista europeo e americano, e tutti ne sono complici. Questo è un piano a lungo termine che riguarda la rapina dell'intera regione. Avrà un impatto negativo su tutti in Medio Oriente. Ed è proprio per questo che l'intero asse della resistenza, la Palestina, lo Yemen, l'Iran, l'Iraq, la Siria, il Libano sono tutti coinvolti in questa lotta su più fronti.